mio primo obiettivo sta alcanzato. Via, e scherzo a te. Passo al mio secondo obiettivo. Che è scegà, vamo ve, solido sto tais, sorbè di frutta entre 30 e 35. Ossia già entre, tengo questa tesora di 300-350 grammas. Agora, che temo che sapè? Quando 300? Quando 350, per esempio? Olha, è logico che mais aumentaremo i solidos, meno frio sarà il nostro sorvecci. Perché? Perché sto buttando solido, sto tirando acqua, sto tirando acqua, sto tirando gelo. Sto tirando gelo, sto tirando fresco. Frescura. Come si dice? Frescura? No. Fresco. Isso. Então, tenho que saber que se faço um sorbet ao 35% de sólidos, será um pouco mais quente na boca do cliente respeito a um sorbet ao 30% de sólidos. Por quê? Porque parece pouco, mas 50 gramas de água na nossa depois faz diferença. Bastante. Ok? Outra coisa. Quando è che scoglio, além disso, no? Se, per esempio, tem una frutta abbastanza fibrosa, banana, manga, cupo su, questa frutta, vou dar mais água para essa fibra. Tô? Para cá. Se tem una frutta, vamos falar, aguada, succo di limão, è água, praticamente. Tem un poco di açúcar, poca cosa, un poco di acido citrico. O resto è praticamente água, no? Aí, o melhor. Aumento un poco mais il solido. Un morango possiamo pegare un valore di meglio, no? 32, che è 32 in meglio. Portiamo 320 grammi come referenza. Ok? Temos quanto? 90, 180, 234. Mi falta 90 grammi. Ma insomma, gente, non è per... Ah, 86! No, 90 grammi. Scegarei a 324, non è 4 grammi di solito che mi muda la vita. Allora, materia prima funzionale che serve per aumentare il solido nel nostro sorvecci. I carboidrati complessi. Asinulinas, maltodestrina, glucosi. La gente userà inulina e maltodestrina, e sos dois. In che proporzione, in che quantità? Olha, è a gente che decide. Repito, lembrese che a inulina non possiamo, non è che non possiamo, non è consigliato passare di 50 grammi per chilo. Tá? Então io faccio che? Presidio di 90, no? Io inulina 50. Maltodestrina, e scriverei MDX per abbreviare 40,